Ciao amici, buongiorno e benvenuti con i vostri non solo urbex al cimitero abbandonato delle macchine. Lo chiamiamo così. Cioè, con l'immancabile manina. Guardate che cosa abbiamo trovato, ragazzi. Scopertona. Copertona. Ultimamente è il periodo delle scoperte. No, vabbè. Ragazzi, wow. Ma wow. Ma wow. Bellissimo. Chissà da quanto tempo sono qua queste auto. Cioè, ragazzi, guardate che figata. Oddio! Ma dentro ci sono dei documenti. Tra l'altro, documenti che sembrano anche in buono stato. No, vabbè. Cioè, ragazzi, ditemi voi se non è una scopertona. Bellissime, bellissime. Wow. Cioè, io sono gasatissima di questa scoperta. Ma sono bruciate? No? Chi è appassionato di macchine, ecco qua. Se avete qualche informazione da darci. Cioè, siamo in una foresta, eh? Aiuto, ve lo dico. Siamo nella foresta amazzonica, ecco, per chi ci chiedesse dov'è? 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 Allora. Prima di tutto, sapete che non divulghiamo mai la locazione dei posti che facciamo. Mi dispiace, però purtroppo è per evitare che i posti si vandalizzino, si svaligino, perché comunque ci sono anche dei posti comunque bellissimi. Di conseguenza credo che sia nostro compito farli vedere, ma anche proteggerli. E quindi siamo nella foresta amazzonica. Scusate il fiatone. Vabbè. No, vabbè. Dio, Dio, Dio. Ragazzi. Io sono eccitatissima. Sono eccitatissima. Qua. Sto per prendere il pullman. Per andare a scuola. No, va bene, wow. Figata. Cioè, figata. Non parlate al conducente. Cioè, ma che spettacolo è?
Ma che spettacolo è! No, ragazzi. Io senza parole. Bellissimi. Cioè, io non ho parole. Io non ho parole. Mamma mia. Allora, intanto guardiamo il posto di guida. Mamma mia. Cioè, ragazzi, guardate che roba. Io sono attonita, ragazzi. Cioè, sono senza parole perché è una figata unica sta location. Una sorpresa, una figata. Dai. Ma wow. Continuano le sorprese. No, ma non ci credo. Non ci credo, non ci credo. La meraviglia, raga. La meraviglia. Allora, scusate il tremolio, ma sto passando in mezzo alla selva, ok? È veramente la foresta amazzonica piena di zanzare. Aia, ortiche, aia, ok, aia, merda, cazzo, scusatemi ragazzi, ma io ho le gambe nude, ok, mi sono devastata le gambe, un dolore un dolore. Qui un altro pullman. Cioè io sto camminando con una spina praticamente ficcata dentro nel ginocchio, sto
sanguinando. Però l'Urbex è anche questo. Sudore e sangue. Sudore e sangue. No, ragazzi, c'è ma... Guardate che bello questo scorcio. Guardate, cimitero delle auto e dei bus. Ecco qui. Questo, la postazione dell'autista. Sempre uguale. Voglio provare a sedermi così per provare l'emozione. Ecco qua. No, vabbè, oh, vabbè. Cioè, io voglio fare l'autista di Pullman. Cioè.